Signori, me l'avete chiesto veramente in tanti. Io ho visto poco e niente di questo gioco. Siamo nel primo video di Marvel Snap. Voglio proprio vedere se vi piace, quanti like lasciate. Ho appena fatto il tutorial, quindi andiamo a giocare, penso, per la prima volta contro qualcuno. Quindi Ciccio Gamer 89, chissà se già è occupato. No, Ciccio Gamer 89, forse più di uno si può chiamare così. Vediamo che cosa succede. Allora, praticamente io penso che voi sappiate più cose di me per quanto riguarda Marvel Snap. Penso di aver capito, penso di aver capito. Ok, quindi stessa identica carta. Abbiamo un nuovo, nel quarto turno si trasforma in un nuovo campo. Questo campo verrà scoperto il prossimo turno. Dopo che giochi una carta qui, aggiungi una copia nella tua mano. Ah, interessante. Più forza 3 se il tuo avversario ha giocato una carta in questo campo durante il turno. Sì, quindi ipoteticamente se io faccio così, dovrei andare a dare più potenza, se non erro. Vediamo un po', Però potrei effettivamente sbagliare. Aggiunge costa te. Ok, allora cerchiamo di capirci bene. Questo lo sto vincendo io per il rotto della cuffia. Lui mi sta dominando questo qua. Dopo che giochi un'altra carta. Ok, aggiungi un'altra sentinella nella tua mano. Che questa non è male, sapete? Questa secondo me non è male. Quindi andiamo a fare così. E andiamo a fare così. Quindi ipoteticamente per il momento due campi sono i nostri. Sempre per ipotetico. Però ricordatevi che è la prima volta che vado a giocare a questo gioco qua, Vediamo, Abbiamo sentinelle, cose pazzesche. Allora, in questo momento non è che va benissimo. Questo io glielo lascerei, sostanzialmente. Cioè, non è che me ne frega. Forza, se il tuo avversario ha giocato una carta in questo campo durante il turno. Ma quale turno? Mica capisco sta roba qua. Una forza quando gioco un'altra carta. Cioè, quindi se praticamente io faccio di questo e poi vado così, dovrei andarlo a potenziare. Se non erro. Sempre se non erro, perché sto cercando di capire bene. Datemi tempo di capire un attimo come va. Ok. Ok, quindi qualcosetta ci ho capito. Però è sempre... Allora, lui me lo sta lasciando questo. Io andrei a mettere la cosa, sinceramente. Andrei a spiaccicare una cosa gigante. E m'andrei a potenziare di nuovo questo qua. Sinceramente, andrei a fare così. Vediamo un po'. Secondo me l'ho persa sta partita. Secondo me. Ok. Vediamo, Ripeto, secondo me l'ho perso. Turno decisivo. Allora, lei è buona. Più forza se questa carta è posizionata nel campo centrale. No, non è buona, per niente. La tua forza totale in questo campo è raddoppiata. Quindi posso arrivare a 10. E qua arrivo a 18. Qua arrivo a 18. Aggiungi un'altra sentinella nella tua mano. Ma non ci faccio assolutamente niente. Sono molto, molto indeciso perché so. Io farei 4, vi dico la verità. Io farei... Ah, attenzione però. Non posso. Quindi praticamente tipo se io ho perso. O sbaglio, questa la posso distruggere? Questa non la posso distruggere. Quindi devo fare attenzione a questa roba qua. Accidenti. Quindi io faccio così. E ipoteticamente dovrei fare così. Ma comunque ho perso. Cioè comunque ho perso a prescindere. Questa dinamica non l'avevo capita. Forse posso anche eliminare una carta. Ma questa io non l'avevo assolutamente capita. Proprio per niente, raga. Per niente proprio, ragazzi. Però forse così ho vinto, sapete? Let's go! Prima vittoria! Portata a casa, sono contento!
Molto bene. Molto bene. Questa sicuramente è per potenziarla, quindi attualmente non la potenzio. Sì, ho capito, vado alle mie carte, quindi la devo potenziare per forza. Va bene. Cornice infranta. Va bene, non male però, eh. Non male. Che cos'è sta roba? Riscatta la ricompensa. Jessica Jones. Forza 4. Se non giochi una carta in questo campo nel prossimo turno. Ah, bella. Bellissima. Mi piace, mi piace, mi piace. Quindi, come posso... Nessun mazzo selezionato. Io mazzo questo. Io ho due. Io per esempio Hulk lo toglierei in questo momento. Rimuovo dal mazzo e metto la Jessica, che secondo me è un pochino meglio. Qua non possiamo praticamente fare niente. Io per il momento starei fermo. Andrei a giocare ancora. Chissà quanto vi piacerà questo gioco. Non lo so, me l'avete chiesto. Io ci voglio credere. Cioè, vi voglio dare retta più che altro. Quindi, sicuramente nel turno quarto trasforma in un nuovo campo. Non è un problema. Quindi la buttiamo qua e finiamo. Ipotizzo che anche lui faccia più o meno la stessa cosa. Molto bene. Quindi lui si vuole prendere già il primo campo. Ho solamente questo. Se il tuo avversario ha giocato una carta in questo campo durante il turno. Ah, questo. Oh, forse ho capito. Ma penso di sì, che lui la metta qui un'altra carta. Ipotizzo. Ipotizzo. Purtroppo no. Non aveva carte. Una forza dopo ogni turno che carte scendono in questo campo. Una forza ogni carta avversaria in questo campo. E io direi di andare a rompere le palle. Tanto posso fare solo così. Stiamo contro Kobe. Quindi questo non male. E non male neanche per fatto dell'avversario, che in questo momento sta vincendo lui. Dopo il terzo turno viene distrutto un campo casuale. Madonna santissima. Questo? Ok, facciamo che io il prossimo turno non gioco una carta in questo. In centrale non ci devo mettere niente. Questa randomicità non mi fa impazzire, ve lo posso dire? La cosa del terzo turno viene distrutto un campo casuale. Non mi fa impazzire. Ok. Se possiede altre carte in questo campo. Ok. Quindi vediamo un attimo che succede. Io qua non devo mettere niente, quindi posso andare comunque a prendere qua. Dobbiamo salvare questa città. E non mi dice niente. Non mi dice niente. Niente. La tua forza totale in questo campo è raddoppiata. Decisamente, allora. Dopo il terzo turno viene distrutto un campo casuale. Perché non l'ha fatto? Strano che non l'ha fatto. Ok. Questa è buona, questa è buona. Per il momento le sto gestendo abbastanza bene. O sbaglio? Quello non è un problema. Non mi sembra male, eh. Non mi sembra male come sto giocando, eh. Turno decisivo. Aggiungi un'altra sentinella nella tua mano. Ma me la dai instant? Perché questo mi costa 6, giusto? E mi dà 4. No, non è vero. Non so quanto viene a costare. Questa costa 5. Allora, lui ha 1, regà. Io qua potrei fargli il sorpresone, perché lui vuole farlo anche a me il sorpresone. Sapete? Non ho ancora capito bene. Ah, costa 5, però da 9. Ok. Sentite, facciamo così. Facciamo così. E farei così. Vediamo un po' che succede. Ah, caruccio sto gioco. Però rischio di perderla. Rischio di perderla. Rischio di perderla, eh. No, in realtà mi sa che ho stravinto. Mi sa che ho stravinto, raga. Mi sa che ho stravinto, raga. Eh sì. Sbaglio o sono una bestia? Bello Iron Man da portare su, assolutamente, ma... Ma per forza, per forza, con... Bellissimo. Sapete che... Attualmente mi sta piacendo. Una forza a tutte le carte di costo 1. Oh, bella questa! Bella questa qua. Allora, fermi un attimo. Tutte le carte di costo 1...
hanno un potenziamento. Merda. Per il momento non ci sto giocando con questa cosa, però vedi qua, puoi prendere, puoi comprare. Non so se c'è roba gratis, anche il pass, direi di no. Signori, spero che il video vi sia piaciuto. Ne registrerò sicuramente un altro. Le missioni stanno qui sopra. Gioco un match. Questa ce la siamo andati a prendere. Questa ce la siamo andati a prendere. Però dice di migliorare le carte. Ah, migliora una carta. Ah, ok. Ok, 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 ok. Pass stagionale. Non credo che possiamo. Ah no, questo è gratis. Ok. Ant-Man. Più 3 forza se possiede altre 3 carte in questo campo. Questo pure è fighissimo. La potrei buttare dentro. E la potrei buttare dentro. Un attimo, perché se no mi dimentico. Perché se io faccio, se io faccio, allora, dato che la cosa non mi fa impazzire, la rimuovo dal mazzo. Metto questa. E probabilmente dovrei togliere. Hai capito che tipo di deccolino sto facendo? Se il tuo avversario ha giocato una carta in questo campo, che non è male, raga, che non è male. Ah, perché volevo farmi un deck un po' particolare con tutte queste carte da uno. Ci starebbe, sapete? Questa non è mai, forse a tutte carte costo uno. Sarebbe una cosa incredibile. Però non lo so. Dovrei togliere qualcosa. Dai, tolgo un attimo questo. E metto Ant-Man. Mi sembra goloso. Ci vediamo al prossimo appuntamento.